2001, l'anticipo è Bari Verona. Tilio Perotti, nuovo tecnico dell'Hellas, il gioiellino del Bari è Cassano. Inizio con le prime avvisaglie del Bari in attacco con un pallone di Cassano dentro l'area, esce Ferron che va a anticipare, bella vista. Bari che inizia bene, ma poi è il Verona che tiene il pallino. Salvetti per Melis al dodicesimo, la ribattuta della difesa del Bari. Ed ancora il Verona con Ada Hilton che si procura un calcio di punizione alla mezz'ora, va a calciare Ada Hilton, la palla di poco alta sulla traversa, Martins, Ada Hilton in campo con Mutu per Attilio Perotti, Girardino in panchina in questo inizio. Fascetti invece che schiera il tridente con Osmanowski, Spinesi e Cassano, e ancora Verona, Colucci dalla sinistra, palla dentro, non c'è Adrian Mutu. E al 32esimo, per la disperazione di Colucci e Perotti, il Verona va ancora vicino al gol. Ed è l'Hellas che emana il pallino del gioco, Melis in becca Mutu, il rumeno non ci arriva, Adrian Mutu in ritardo su questo pallone di Melis. Il Bari che si fa vedere nel finale con un'azione sulla destra dove Kvitanovic è in difficoltà, Osmanowski prende il tempo a Laursen e sbaglia di poco la porta. Si arrabbia anche Genio Fascetti, Martin Laursen tra i migliori del Verona, primo tempo che si chiude sullo 0-0. La ripresa si apre con una punizione di Spinesi deviata, palla che finisce fuori e poi con questo tiro cross di Gonnella che impegna Rossi. E siamo al 18esimo, ci sono i cambi nel Verona, esce Mutu che se la prende un po' e debutta Alberto Girardino, poi c'è Cassetti per Melis, il Bari invece è in campo Giorgetti che cambia la partita per Fascetti sul lato di destra e la fortezza. C'è un contatto tra Girardino e Rossi, contatto tutto da rivedere perché Rosetti non fischia, il gioco prosegue, guardate un po'. Girardino e Rossi, Rossi pare franare su Girardino, quindi forse calcio di rigore, ma attenzione alla mezz'ora, questo cambio è un cambio che mette in difficoltà il Verona, esce Kvitanovic, entra Ferrarese, Cassetti viene spostato sul lato difensivo destro, Oddo viene spostato a sinistra ed è un cambio che come dicevamo mette in difficoltà l'Hellas perché guardate, Giorgetti salta Oddo, mette dentro, c'è un fallo di inesperienza di Cassetti al debutto in Serie A su Osmanowski, calcio di rigore, quando gli equilibri servavano ormai essersi stabilizzati c'è questo calcio di rigore, Cassetti su Osmanowski, va Daniel Anderson da dischetto, la palla in rete, è il primo gol del nuovo campionato, Daniel Anderson su calcio di rigore, il Verona che immeritatamente si trova in svantaggio a 9 minuti dalla fine e sarà dura rimontare, ma il Verona c'è, Gonnella, incredibile, il pareggio dell'Hellas al 41esimo, Natale Gonnella. Secondo gol in maglia giallo-blu per lui, ma il primo in Serie A, Natale Gonnella trova il guizzo giusto e che gol da attaccante, vero? Un colpo di prima di Gonnella che va a riequilibrare le distanze. Il Verona impatta a Bari una partita che sembrava persa e trova il gol di Gonnella davvero inatteso. Nel finale Mazzarelli ci prova sul calcio di punizione, Ferron che riesce a parare anche aiutato da questa deviazione della barriera e non succede niente nei 5 minuti di recupero, finisce 1-1 l'anticipo della prima di campionato fra Bari e Verona. Per il Bari Daniel Anderson, per il Verona Natale Gonnella.